Tra il 19 e il 20 di gennaio è venuto giù mezzo palazzo, quindi a Castromarino, a Catania. Da quel momento in poi 14 famiglie sono state totalmente abbandonate a loro stesse. Questo è un incubo che non ha fine perché le nostre vite si sono interrotte. Non abbiamo avuto nessun bonus famiglia, nessun aiuto economico. Con il crollo del palazzo automaticamente è come se fossimo crollati anche noi. Purtroppo prende dal 20 gennaio ad oggi non è praticamente cambiato nulla. Ad oggi praticamente non c'è stato ancora pagato l'albergo che abbiamo pagato le prime ore dopo il crollo, non abbiamo avuto nessun bonus famiglia, nessun aiuto economico, durante la quarantena non abbiamo avuto nemmeno un pacco spesa simbolico, nemmeno una telefonata, nulla cosmico. Chiamavamo e direttamente qualcuno forse ci diceva di quasi che insomma rompevamo quasi le scatole. Se la casa è vivibile, chi può tornare torni, chi non può tornare immediatamente si provveda a dare comunque, non dico praticamente, se non è una casa, almeno un indennizzo degno praticamente delle case meravigliose, splendide che avevamo qui. E chi sosterrà per non restituirci materialmente ciò che ci hanno tolto in 20 giorni? È una vergogna, non solo. Ho la sensazione di vivere sospesa. Io provo una rabbia di dentro che è una cosa immensa, perché questo è un incubo che non ha fine, perché le nostre vite si sono interrotte. Giorno 20 gennaio. Nel comune, nella protezione civile ci hanno dato degli alloggi, delle case alternative e quindi ad oggi siamo praticamente ancora da amici e parenti. Anche gli stessi vestiti che ora adesso abbiamo addosso sono prestati. Sono 4 mesi che aspettiamo la chiusura degli indagini, ancora è tutto contro ignoti, e se praticamente le indagini non si chiudono, il palazzo non viene tolto il sequestro, non si può praticamente né metterle in sicurezza né provvedere eventualmente a controllare gli altri in che stato sono. Quindi totalmente impantanato. La zona nel frattempo è stata totalmente abbandonata. Con l'inizio del lockdown la zona è rimasta al buio, infatti l'8 di aprile c'è stato un tentativo di sciacallaggio, ci sono infatti i segni di effrazione ben visibili ancora. Non è più quindi nemmeno controllata a livello di sicurezza, perché in teoria c'è qua accanto a me questo mostro praticamente che non si sa se vuole cadere, se non vuole cadere, se sta crollando a poco. E il Covid è stato utilizzato abbondantemente come scusa per abbandonarci ancora di più. Noi non abbiamo avuto né un supporto di spesa, nemmeno una telefonata, nel sapere avete bisogno di quella, bisogno di quella. Il nulla cosmico, il Covid ha purtroppo agevolato chi praticamente ci sta danneggiando. Suppongo, ma sicuramente sarà così, che siano entrati da me. E quello che mi fa rabbia è questo, che in 4 mesi non ci permettono di poter recuperare tutto ciò che possiamo ancora fare, e i ladri sì. E questa è la beffa nelle beffe, il danno nel danno, cioè non so più che cosa dire più io. Io non voglio niente di ciò che mi è stato tolto, perché io non solo ho perso una casa, ma io ho perso, è crollata tutta quanta, non ho più nulla. Adesso basta con le scuse, pretendiamo ed esigiamo che sia fatta praticamente giustizia.